La voce è dei soccorritori, le frustate no, quelle sono dei trafficanti. Sotto la barca è piena di gente, sotto la barca è piena di gente. Stanno a pesta. È tutto pieno sotto là, sotto è tutto pieno. Fine giugno, 12 miglia dalle coste libiche, al limite delle acque territoriali della Libia. Il barcone dei migranti è poco lontano dalla VOS Estia, la nave di una ONG, organizzazione non governativa. È stracolmo, ma nessuno è in pericolo di vita. Il mare è una tavola. Il gommone della ONG sta per cominciare le operazioni di trasbordo sulla nave, destinazione un porto siciliano. Accanto al barcone ci sono sempre questi due barchini. Sopra, uomini dai volti in parte nascosti da cappelli e sciarpe. Sono pescatori libici? Dai vestiti si direbbe di sì, ma non hanno reti né attrezzi da pesca. Come tutto lascia pensare, sono gli scafisti. Attenzione a questi tre. Dietro! No, 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 no! Qui ci sono circa 650 persone, per metà chiuse nella stiva. Un loro spostamento potrebbe provocare un rovesciamento dell'imbarcazione. Gli addetti sui gommoni operano in condizioni estremamente difficili. Sulla linea dell'orizzonte attorno alla VOS Estia ci sono 1, 2, 3, 4, 5 barconi, anch'essi pieni fino all'inverosimile, ognuno accompagnato da uno o due motoscafi dei presunti scafisti. Tutto lascia pensare che li abbiano scortati fin qui e ora aspettano solo che i barconi vengano svuotati per recuperarli. Dentro! Dentro! Le operazioni di soccorso o di semplice smistamento sulla nave della ONG avvengono sotto il controllo dei finti pescatori. Qui il barchino addirittura si aggancia al barcone. Ma chi è questo signore? Si muove con l'autorità di un capo. Sembra essere salito a bordo proprio dal barchino dei presunti scafisti, ma forse lo abbiamo già incontrato. Sì, è proprio uno dei tre che abbiamo visto all'inizio. Stessa felpa azzurrina, stesso cappellaccio. Qui è in primo piano. Impartisce ordini ai due rimasti sul barchino e guardate cosa si fa passare. Un tubo di gomma. Lo brandisce come un bastone per minacciare e tenere a bada i migranti. Anche i gregari sono riconoscibili. Uno porta un cappello da donna. Scene frequenti. Ecco cosa accade su un altro barcone. E tutto avviene sotto gli occhi dell'equipaggio della nave e del team della ONG. I migranti viaggiano in condizioni disumane. Qua vicino sono tutte, la maggior parte, donne e bambini. Finalmente a bordo della VOS Estia, che li sbarcherà in Italia. Come si vede, prima degli interventi gli operatori vengono dotati di caschi con le telecamere. Queste immagini saranno state fornite alle autorità italiane? Secondo la denuncia di un ex addetto al salvataggio, almeno in un caso, alla richiesta della polizia italiana salita sulla nave una volta in porto, l'equipaggio e il team della ONG avrebbero risposto di no, di non avere immagini dei soccorsi, dove con tutta evidenza sono ritratti anche i finti pescatori. E un'altra circostanza, sempre secondo le denunce agli atti della Procura di Trapani, a proposito di due casi gravi di tubercolosi tra i migranti, avrebbero evitato di avvertire del rischio contagio la nave di Medici Senza Frontiere dalla quale proveniva il gruppo.